svg24.it, le notizie. Sauris, la località turistica della Carnia non è più isolata. Dopo la frana della notte di Natale, la strada dei Lumiei è stata riaperta a senso unico alternato. La Protezione Civile ha utilizzato cariche di tritolo per rimuovere i massi pericolanti. Gradisca, 40 immigrati sono giunti oggi al centro d'accoglienza di Gradisca, dopo essere sbarcati negli scorsi giorni a Lampedusa. Il centro ospita 112 persone che si sommano ai 132 immigrati richiedenti asilo politico. Qualità della vita. Secondo il Sole 24 Ore, Trieste è la sesta città italiana per qualità della vita. La classifica, guidata da Aosta, vede Gorizia all'ottavo posto, Udine al 17° e Pordenone al 51°. Il sindaco di Trieste Di Piazza ha espresso orgoglio per il risultato e ha indicato il nuovo obiettivo: migliorare il 103° posto nella graduatoria relativa allo spirito d'iniziativa. Saldi. Dopo la corsa ai regali di Natale sono alle porte i saldi. Le vendite promozionali cominceranno a Trieste il 2 gennaio e dureranno fino al 31 marzo.